Ciao ragazzi, scusate per l'assenza nel canale, però ho avuto tante cose da fare, sono stata incasinata. Allora, in questo video vi voglio dare dei consigli se state cercando una gravidanza, come farla arrivare più in fretta. E lo so, giustamente parecchi di voi si chiederanno, ma se questa qua non è mamma e non vuole per ora diventare mamma, perché fa questi video? Perché è un argomento che sinceramente mi è sempre interessato. Però una raccomandazione vi voglio fare. Se non siete pronte, se certi argomenti per voi sono lontani chilometri, vi consiglio di chiudere questo video perché certi discorsi potrebbero farvi leggermente schifo. Incominciamo. Prima cosa è quella chiaramente la più ovvia. Se state prendendo la pillola o usate il preservativo o qualunque altro metodo contraccettivo, interrompete. Seconda cosa, dovete sapere che di solito l'ovulazione avviene verso il 14° giorno, dal primo giorno che voi avete avuto il ciclo. E anche se il vostro periodo dove fertile dura una settimana, generalmente il sesto giorno di quella settimana è il periodo dell'ovulazione, poi esiste il settimo, che siete sempre fertili, però è dopo l'ovulazione. Però è più semplice uscire incinte prima. Più lo fate vicino l'ovulazione, più è probabile che voi potete concepire il vostro bambino. Chiaramente si può sempre uscire incinte, non è una regola. Potete anche uscire incinte durante il ciclo perché può sempre succedere, può sempre succedere che anche dopo che avete ovulato uscite incinte, può sempre succedere. Chiaramente è più difficile che dopo che avete ovulato potete concepire proprio perché ormai l'ovulazione è completata, quindi il liquido seminale non entra più dentro l'ovulo, è più complicato, però può sempre accadere. In rari casi sì. Poi dovete stare calme mentalmente, perché anche l'agitazione, l'ansia può giocare dei brutti scherzi e può in un certo senso far ritardare, che ne so, il processo dell'ovulazione, può far ritardare il ciclo, quindi alla fine dovete stare calme, perché se non state calme c'è il rischio che è più difficile che uscite incinte. Se assumete dei farmaci o fumate, vi consiglio di smettere perché se smettete, avete più possibilità di concepire un bambino sano. Invece, se continuate, il bambino potrebbe venire con qualche patologia, ma non è sicuro. C'è solo più probabilità. Poi dovete essere stabili economicamente perché un bambino richiede tanti soldi per mantenerlo. Tenete presente che il bambino cresce di continuo, quindi dovete sempre comprare completini, tutine e cose così, poi pannolini e quant'altro, cioè un sacco di roba. Poi il bambino chiaramente crescendo comincerà giustamente a fare i capricci, che vuole un giocattolo e voi non è che potete sempre dirgli di no, quindi vi consiglio prima di concepire quello di essere stabili economicamente. Ma soprattutto un consiglio che vi do: i bambini non sono dei giocattoli, perché spesse volte io sento delle coppie, anche se in minor parte, però ci sono state delle coppie che addirittura mettono al mondo dei figli per poi abbandonarli, fargli del male o addirittura ammazzarli, perché casomai queste coppie l'hanno fatto pensando che fossero dei giocattoli. E questa cosa non va bene, cioè nel senso che voi che diventate genitori non potete pensare di mo il bambino non lo cambio, cioè piange, lasciamolo piangere, come se fosse il vostro giocattolo, il vostro bambolotto di quando eravate piccoli. Cioè,
che poteva piangere all'infinito, però alla fine quello è un giocattolo, non ha emozione, però non è così con un bambino vero. Quindi vi consiglio di essere pronti perché dovete sapere a cosa andate incontro. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, così me lo fate sapere. E per i nuovi visitatori vi consiglio di iscrivervi al mio canale. Presto ragazzi!